Dopo l'impegno della Turchia a riaccogliere sul proprio territorio tutti i migranti irregolari che sbarcano in Europa, ecco che i primi 100 sono stati rinviati dalla Grecia. Si tratta di marocchini, pakistani ed afghani che non hanno diritto all'asilo. Ma il punto più controverso dell'accordo, siglato lunedì al vertice, è quello che prevede che per ogni profugo sbarcato in Grecia e rimandato in Turchia, l'Europa ne accolga uno tramite vie legali. A Bruxelles ne hanno discusso i ministri europei dell'interno. Mentre il greco Yannis Mousalas chiede a tutti di fare la propria parte, dalla Turchia con l'applicazione immediata del piano, agli Stati membri con la distribuzione dei rifugiati interna all'Unione, altri si mostrano critici sulla corsia preferenziale riservata ad Ankara, che a giugno potrebbe ottenere la liberalizzazione dei visti quando ancora non rispetta neanche la metà dei criteri richiesti. Chi usa le parole più chiare è l'austriaca Johanna Mikl-Leitner. È altamente criticabile che la Turchia chiuda un giornale critico nei confronti del governo e dopo 3 giorni ci presenti una lista di richieste e ottenga un'accelerazione della liberalizzazione dei visti. Mi chiedo se l'Unione Europea non stia buttando all'aria tutti i propri valori. In appena 10 giorni devono essere definiti tutti i dettagli dell'iniziativa, che al di là delle critiche di fondo che sta sollevando, si rivela una grossa sfida anche a livello operativo. Con la rotta balcanica definitivamente chiusa, Bruxelles e l'Italia si preparano per evitare che il percorso alternativo diventi quello verso l'Adriatico. Ecco perché il ministro Angelino Alfano sarà in visita in Albania nei prossimi giorni. Nel frattempo in Grecia salgono a 40.000 migranti e profughi bloccati nel paese.